Ciao a tutti, eccoci qua, finalmente ritornati nel nuovissimo video. Sono sempre io. Oggi, ragazzi, vi porto. Vabbè, avete letto dal titolo. Un mazzo veramente per me bellissimo. Non adesso perché, vabbè, ha 247 carte bandite. Una. Però, vi porto Drytron. Eh sì, magari, vi porto Spiral. Vi porto Spiral perché è un mazzo che mi piace molto. È un mazzo ovviamente ingiocabile, però occhio perché con le mani giuste può veramente creare tanto. E adesso vi mostro la lista. Il mazzo in questione, ovviamente, Spiral, l'abbiamo detto prima. Questa è la lista. Spiegazione: allora, giochiamo ovviamente i target per portare Dragoon. Sicuramente è la giocata che dobbiamo cercare di fare sempre perché non è. Cioè, nel senso, magari ci capita di briccare, di fare mani brutte, questa è la scelta migliore. Non è un mazzo che porta mono dragoon, cioè che chiude di mono dragoon, però non si sa mai come ti può andare la mano. Quindi pezzi, ovviamente c'è il repartino dragone. Poi ho messo lo sleeper. Vabbè, facciamo così, va. Ho messo anche il reparto magician. Sicuramente per il fatto che, vabbè, questa la metto doppio perché si scarti una carta speciale. E poi anche perché magari, che ne so, vedevo questa in mano, non potevo mandare di Magician Soul proprio perché non ho la Master Plan. Comunque questo è partino interessante perché scarto due, mi fa pescare, mi sistema un po' il brick e vado a Archiuri. È interessante. Spiral ovviamente giochiamo uno Sleeper perché vederlo in mano è come tirarsi una zappa nei piedi. Un Toke, sempre forte. Cioè, sempre utile adesso. Tre Super Agent, ovviamente. Un Last Resort. Un Quickfix, perché ha uno. E tre Drone. Drone lo conosciamo tutti. Spara Super Agent. Fanno, diciamo, la combo, loro due. Quickfix, fortissimo. Lo porti di Double Helix. Poi, vabbè, vabbè, gli effetti li conosciamo, no? Questo si speciale in base alla carta che scegli. Cioè, in base al tipo di carta. Questo che dichiara il tipo di carta. Mostra magia o trappola, se la indovini, ok. Lui invece sistema, guarda le tre carte dell'oppo e le metti come vuoi tu, e poi c'è un secondo effetto. E boh, interessante. Per dare uno Spiral Super Agent da greve alla mano. Poi giochiamo due di Crow, uno perché voglio andare, e due anche perché in questo meta sono forti, si può anche togliere, nel senso che se lo vedo posso fare comunque magari la Silvana, comunque. Per evitare che Quick Fix venga bannato, se lo vedo, ma sì, si può anche togliere, così giochiamo a 40. Poi, vabbè, ovviamente 1 for 1, rota, 2 goods. Allora, 1 for 1 fa combo, nel senso scarto specialo qui, Quick Fix o drone subito. Reinforcement of the Army ci ha da Super Agent o il Toe. 2 goods ci manda Master Plan, principalmente Master Plan. Deve Machine Duplication per portare 3 droni. Un Upstart, Terraforming, Foolish Burial, Monster Reborn e Call by the Grave. Sapete già cosa fanno, non è che ve lo devo spiegare io. Assault, anche questa si manda si può mandare in questo caso di Goods. Questa speciale da mano, questa speciale da Grave. Questa anche si adda di Pickfix e fa speciale da Grave. Questa invece ci fa dare e poi ci rimischia da Grave a turno. Quindi ogni fine del turno ci shuffla un mostro Spiral da Grave Adept. Questa fa come seconda resort. E poi queste sono le spell forti. Questa fa rimbalzino se controlliamo lui in campo. Queste sono le spell forti di una volta, che adesso ovviamente non si giocano più perché ci hanno segato il mazzo. Già da un po' comunque. Poi passiamo all'extra. Ovviamente giochiamo Dragoon perché, l'ho detto prima, è una carta che è importante evocare in questo mazzo perché non sempre chiudi come vuoi. Zeus, perché possiamo portarlo. Facciamo due livelli 1 e portiamo loro. Assassin's Creed, Link 4 per andare secondo più forte. Anche se non siamo qui in secondo. Ok, c'è gente che passa. Poi ovviamente giochiamo Apollo USA, perché riusciamo spesso a chiudere di Apollo USA. Unicorn, vabbè, reparto Nightmare, Unicorn, Fenice e Cerbero. Anche per gli effetti che non possono essere distrutti in battaglia, da effetti, poi spawn in più. Poi doppio Double Iris, ovviamente. Barricade Borg, questo scarta
è utile per scartare ad esempio le spell qua. Poi ci abbiamo mascherina, anaconda e l'incolivo. Anaconda ovviamente ci porta dragoon e mascherina ovviamente ci porta un cazzo di niente, però è forte perché i mossi poi non possono essere distrutti dagli effetti delle carte del mio avversario, quindi tipo Rapollo usa, diciamo che sa il fatto suo. E poi magari qualcuno se lo dimentica, però fare mascherino. Poi soprattutto se è come la mia che è americana. Vabbè, adesso la lista ve l'ho portata qua, perché non ho voglia di farlo il mazzo, non ho voglia. Poi non ho i Magician Soul, se sinceramente non vado a spendere soldi per delle carte che non uso. Però questa è la lista qua. E che dire, ragazzi, la combo dipende, tutto dipende da quello che vedi, però alla fine la combo puoi tranquillamente fare, che ne so, mascherina anaconda, porti dragoon, nel turno dell'avversario, se ti riesci a tenere anche un altro mostro, ti porti poi Apollusa nel turno dell'avversario e chiudi così. Questa è un po' la combo che si potrebbe fare. Comunque, grazie per aver visto questo video, mi raccomando, condividete, iscrivetevi, se condividete mi fate un favore. So che i miei video non sono bellissimi, però devono essere a scopo informativo, anche se informano un bel poco. Vabbè, per dire. Ciao ragazzi.